scolastico, nuove linee guida. Queste linee guida sono oggi al confronto con le regioni da parte del ministro Azzolina con le regioni. Noi ieri abbiamo presentato un documento molto analitico come ANIEP, ma anche un documento analitico è stato depositato alla fine dell'incontro pure per UDIR, per dare il punto di vista sia dei dirigenti scolastici sia del personale docente ATA. Siamo convinti che a questa linea guida debba seguire un impegno chiaro del Presidente del Consiglio e del Governo tutto a rivedere il numero di alunni per classe e quindi a stanziare le risorse. 1 miliardo, oggi sentiamo anche 0,5 miliardi in più, 1,5 miliardi, così come sono le classi italiane, classi pollaio, non possono bastare per purtroppo garantire la sicurezza. Quindi rinnoviamo l'invito al Premier Conte di stanziare almeno altri 4-5 miliardi subito, poi magari li può recuperare dal Recovery Fund, ma in questo momento li si devono stanziare subito per dire alle scuole, laddove, visto che è iniziato questo monitoraggio, laddove avete delle classi numerose, laddove a questo monitoraggio ne abbiamo chiesto anche di inserire la metratura degli spazi, delle classi, in maniera tale da fornire poi un layout che è valido per tutto, un modellino che potrebbe essere utilizzato un po' per tutti, visto anche l'intervento del ministro che ci ricorda della distanza di 1 metro tra uno studente e l'altro e non più tra un banco e l'altro. Condividiamo, sono quelle cose che ha detto il comitato tecnico scientifico, ma per realizzarle ci vogliono più risorse, più personale, ovviamente visto che c'è il numero delle classi. L'idea che si possa continuare o iniziare alternando didattica in presenza e didattica a distanza, noi siamo completamente contrari, la didattica a distanza è una didattica d'emergenza, quindi riteniamo che è arrivato il momento di ripristinare tutte quelle spese, quei tagli messi nella scuola, ripristinarli tutti e farle partire in sicurezza. 200.000 tra docenti ATA in più da assumere, li abbiamo dalle graduatorie di Stato, non li dobbiamo cercare per strada, è da anni che insegnano e lavorano nelle nostre scuole. Quindi assumiamoli in maniera tale da dare ai dirigenti scolastici quegli strumenti per poter operare. E poi è evidente che i dirigenti scolastici non possono più garantire addirittura quella sicurezza per 5-6 plessi che si trovano a 40 km di distanza, dove loro non ci sono. Allora, per ogni istituzione scolastica ci deve essere un dirigente, quindi dobbiamo ripristinare le scuole sottodimensionate, sono più di 4.000 negli ultimi 15 anni che sono state dimensionate, non va bene, così come non va bene il fatto di armiamoci e partite, se succede qualcosa vi facciamo arrestare, non è responsabilità penale del dirigente scolastico, così come del responsabile sulla sicurezza dei lavoratori o dell'RSPP, responsabile della prevenzione e protezione, quello che dovrebbe succedere. Per tutte queste cose le abbiamo chieste e abbiamo fatto anche una nota unitaria come ANIEF e UDIR, perché qui non si parla di favorire alcune categorie, ma di lavorare tutti insieme, dare delle proposte affinché siano realizzate nell'interesse degli italiani, degli studenti, delle scuole in sicurezza a settembre.